Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e ragazzi oggi vi spiego come installare Windows 11 senza attivare il TPM, ok? Bene. Allora, per attivare il TPM basta andare su BIOS, ma per quelli che non ci riescono, allora c'è un altro metodo per installare Windows 11. Ok, allora. In descrizione vi ho lasciato due link, il link del TPM è il link del Windows 11.iso, sarebbe direttamente il download del sistema operativo. Quindi, invece di scaricarlo su Windows Update, prendiamo il file ISO. Ok, allora, che cosa faremo? Dobbiamo estrarre il pacchetto Windows 11.rar e il TPM. Una volta estratti, andiamo sulla cartella Windows 11. Ci sarà un'altra cartella da estrarre, quindi WinRAR supporta anche i file ISO. Una volta estratta la cartella, entriamo nella cartella e copiamo tutti questi file. Ok, poi andiamo sul nostro disco dove dobbiamo installare il sistema operativo. Quindi andiamo sul, io vado sul mio SSD, ecco qua, e creo una cartella e la chiamiamo Windows 11. Entriamo nella cartella e incolliamo tutti i file che abbiamo copiato. Ecco la cartella nostra, il nostro sistema operativo. Una volta fatto. Ok, facciamo così. Ora apriamo la cartella TPM e prendiamo questi file e li copiamo e li incolliamo qui. Eccoli qua. Ah, no, scusatemi, ho sbagliato. Cancella questi file, non mi servono. Dobbiamo incollarli qui. Sostituisci i file nella destinazione. Ok, perfetto. Una volta fatto, il nostro Windows 11 è pronto. Possiamo anche installarlo e adesso vi faccio vedere. Esegui come amministratore, sì. Allora, next. Io ragazzi non vi faccio vedere come installarlo perché ho già Windows 11, quindi mi dirà sicuramente al 100% non può installarlo perché è già installato. Ok, qui invece accettiamo un contratto che nessuno legge mai, come con Windows 10. Accetto. Ok, tutto incluso. No, ok, allora. Non sono molto bravo con l'inglese, però qui ci dice che eliminerà tutto. Così ho capito. Eliminerà tutto. Anzi, facciamo così. Ok, ragazzi, allora, una volta fatto questa procedura, non vi basta che premere ok e poi cliccare qui. Una volta fatto, andate avanti e installate il vostro sistema operativo. Quindi adesso non vi dirà che serve il TPM attivo per installarlo. No, perché ormai abbiamo risolto l'errore. Quindi detto questo, grazie a tutti per la visione. E noi ci vediamo ad un prossimo video, quindi ciao.